Era busta. Napoletano che si chiama Un soldato innamorato. Dopo sono mie nel mondo è conosciuto. Perché abbiamo voluto scegliere questo brano? Perché l'autore vive è un sorrentino, Angelo Califano, che riposa nel cimitero di Sorrento. Aniello Califano. Detto questo, perché la storia di Un soldato innamorato, che è una storia triste di un uomo che lascia la sua amata per andare a fare la guerra. E questi due temi, che sono fondamentali, sono del protagonista del libro che presenteremo stasera. Angelo Infante, Un soldato innamorato. Un applauso ad Angelo Mascolo. Vorrei chiamare l'assessore Iaccarino per un saluto a voi e a noi. Io do i benvenuti a tutti quanti voi, soprattutto il giovane autore. È un orario un po' particolare, cioè un po', non abbiamo osato mettervi sulla terrazza perché, perché l'avremmo fatto e ci saremmo abbronzati. Però quindi abbiamo preferito anche questo luogo perché noi tendiamo anche a valorizzare questi spazi di lavori come questo che vedete, che è la Pinacoteca di Vittorio della Penisola Sorrentina dedicata a Lorenzo Milas. Il ringraziamento speciale a voi agli intervenuti, ma se mi consentite un grazie particolare al gancio per tutta questa situazione che oggi abbiamo creato qui a Milano con la partecipazione del nostro autore Angelo Mascolo. Io vi chiedo veramente un applauso per, posso dire, l'amica Laura Gaggio, perché si è prodigata, perché oramai insomma da professionista riesce anche a trovare il tempo per essere una delle animatrici culturali anche del nostro territorio, quindi non solo a continuare in questa azione anche di collaborazione, perché noi siamo sempre convinti che non è vero che con la cultura non si mangi, anzi con la cultura noi apriamo la mente, abbiamo possibilità di confronto in un tempo particolarmente brutto che stiamo attraversando, un periodo dove c'è tanto odio, abbiamo una pagina, una guerra a pezzetti, insomma, voglio dire, abbiamo tanto l'esigenza anche di riconoscerci attraverso un libro. Beh, questo è un libro che dicevamo prima in qualche intervista, così da noi, invece di Così da noi News, che è un romanzo storico molto aderente, anche per chi poi ci tocca, perché questo è un libro che cammina sulla tratta Castellammare Sorrento, possiamo dire, anche utilizzando la foto che ho di copertina, che è questa foto della Vesuviana, perché la Vesuviana c'entra, possiamo capire anche noi il percorso di decadenza della stessa, perché se no sarebbe un altro argomento, il tema di un altro libro da poter presentare. Quindi un lavoro certosino fatto dal nostro autore attraverso fonti, quindi non certamente è una forma romanzata, però molto aderente alla realtà, quindi è comunque un romanzo storico. Tanti fatti, vicende della nostra storia, perché sembra che questo periodo della storia dal 46 al 48 sia qualcosa di lontano da noi, invece non è così, sta anche noi ad andare a cogliere questi angoli, questi crepuscoli di storia che ci appartengono, che molte volte noi tendiamo a mettere sotto il tappeto, che probabilmente non ci conviene, perché una società opulenta, una società che non si interroga su quello che è stato il proprio passato, la propria memoria. Quindi ovviamente io non entrerò nel merito, né spoileremo il finale, anche perché poi dopo ci sono i libri a disposizione che mi auguro qualcuno di voi possa portare a casa come riflessione. Quello che posso dirvi è che dando il commento che facevamo con Maria Laura, è una bella forma di scrittura, una bella narrazione che si lascia piacevolmente assaggiare,
qui non significa una semplificazione, insomma, una ricchezza, una dovizia di particolare, ma una forma narrativa che, ecco, sono tutti questi periodi d'estate, per esempio sotto un ombrellone sarebbe molto bello intrigante portarsi questo libro, e sono sicuro che rimarremo contenti di aver raccontato, vissuto, imparato, conosciuto una storia che ci appartiene. Quindi grazie e benvenuto. E stasera presentiamo anche l'omaggio al luogo di nascita 1987, giovanissimo, già con tante recensioni. L'ultima recensione che ho letto è di tu, che tra l'altro è amico tuo, Antonello Caporale che ha scritto su fatto e ha fatto su e ha fatto l'ultima, una delle ultime recensioni. Angelo Mascolo è un archeologo, è giornalista, collabora col Mattino, collaborato credo con il Roma, attualmente scrive su Fogli e Viaggi, c'ha è fondatore di un blog di recensione letteraria, Sliding Books, e si è classificato secondo al premio letterario Rai Laggià. Per dire un poco chi è. Ha pubblicato romanzi La primavera accade a novembre del 2017, Il commista nel 2021 e vive e lavora a Gragnano, di originale di Gragnano, ma a Castellammare si stabia poi. E stasera presentiamo La stagione dell'ultimo sguardo, che vorrebbe essere un romanzo poliziesco, i cosiddetti gialli. Ecco, questa tendenza si diffuse negli anni 30 appunto per il colore dei libri che erano gialli, che dovevano destare l'attenzione degli intrighi di inchiesta, degli intrighi, delitti e vicende. E si parlerà nel libro stasera di un delitto, ma tant'è vero che il libro si intitola per l'appunto Il commissario di Tannone e il vetturino. Che sono i due principali protagonisti di questa storia. Ma io, più che identificare questo romanzo in un genere noir, direi che la pazienza certosina della ricostruzione di quel periodo storico, che non è stato facile, lui era giovanissimo, si è dovuto rimboccare le maniche e ha scelto fonti autorevoli. Credo che le fonti che hai scelto è dell'Archivio Plaidano e dell'Emeroteca Tucci. Inoltre, oltre a questo, lui ha sentito questo bisogno maniacale nella ricostruzione di come si vestiva in quel periodo, per dire quanto tempo ci è voluto per ricostruire solo quel periodo storico che va dal 1946 al 1948. È un biennio che sta là dentro, ma per capire un po' come sta quella situazione, io dico che dobbiamo tornare un po' indietro nei 3 anni antecedenti. C'era un grande fermento politico, c'era un fermento nelle coscienze, sarà proprio vero. Qualcuno dice erano gli animi alluvionati dall'odio della guerra. Considerate che nell'8 settembre 1943 a Napoli le bombe anglo-americane sono arrivate a 350 incursioni, quindi è una storia che si delinea sulle macerie di una... Io dico Napoli, poi chiederemo a lui perché proprio Castellammare, perché ha riproposto Castellammare città di provincia, una città che comunque viveva di un lavoro, di un polmone che era la Fincantieri, no? Della cantieristica navale, insieme alla cantieristica navale anche l'indotto. Questo è lo spaccato storico su cui si adagia tutto il processo narrativo che va nella direzione di un delitto su cui Vito Annone, il protagonista, che è un commissario di polizia, è in quegli anni. Erano anni bui, anni ciechi, anni in cui le piazze
di certo non erano né agorà né forum, ma erano scontri in cui si tingeva di rosso, di un rosso sangue però. Ecco, quella Castellammare, ritornando, perché la scelta su Castellammare? Perché all'epoca quelle insurrezioni, siamo nel governo De Gasperi, siamo ministro degli interni era Scelba, Scelba fa una circolare ed estromette tutti quelli che avevano fatto la resistenza dalle forze di polizia. Questa fa scattare un'insurrezione che dura 3 giorni. Delitti, erano dei veri e propri scontri di piazza, infrange di fascisti, ancora fascisti presenti, che rivendicavano un ruolo che ormai avevano perso, eppure si era proclamata la Repubblica nel 1946. Quindi nel 1946 abbiamo la proclamazione della Repubblica, le donne vanno a votare, c'è una dicotomia nelle coscienze. Qualcuno parla di coscienze alluvionate dall'odio, certo, ma c'era anche la speranza di un cambiamento. La speranza del cambiamento che vedeva la ricostruzione poi del movimento operaio, cioè si veniva da una dittatura. La Camera del Lavoro apre a Castellammare. Quindi io, e questo è un aspetto personale di questa vicenda, direi che c'è una spinta forte nella speranza di una forma di democrazia, ma di una democrazia fragile, incaprettata nell'odio di una guerra che non era mai finita. Io voglio chiedere ad Angelo perché sceglie Castellammare, perché Castellammare poi diventa un centro politico di osservazione e di ispirazione. Perché? Perché a Castellammare si vince con il Fronte Popolare nel 48. Quindi a livello nazionale il focus va nella direzione di Castellammare, che a detta di qualcuno era la Stalingrado del Sud. Angelo, perché Castellammare? La penisola poi, perché comunque la ricomposizione è questa tratta che va da Castellammare verso la penisola. Allora, buonasera. La stazione che è Pompei o Castellammare? Innanzitutto buonasera a tutti, grazie per l'accoglienza, grazie all'assessore, alla dottoressa Cargiulo, all'amico Ciro e a tutti voi per essere intervenuti a sentire queste due chiacchiere di questo autore. Tra l'altro riconosco un caro amico e collega di Salvatore. Ciao, buonasera. Allora, parto subito dalla domanda. La foto è un originale d'epoca e proviene da una delle mie fonti, l'archivio Claretano, ed è da qui che è un po' nata l'idea di rendere, di calare su Castellammare una cortina romanzata, perché questo archivio inizialmente era composto di sole foto che abbracciavano un arco temporale molto ampio dalla Belle Époque fino a praticamente agli anni 80, quindi al termalismo, agli sciavè dell'acqua della Madonna, eccetera. E in modo particolare la sezione tra gli anni 30 e gli anni 50 era ricca di scorci inediti della città. Punti di vista sul centro storico, sul lungomare. Lungomare, pensate, all'epoca sembrava, come dire, era irriconoscibile perché era pieno di palafitte e di stabilimenti balneari, e così è stato fino alla fine degli anni 60, primi anni 70, e quindi mi sono chiesto perché non provare a calare in questa città una vicenda romanzata, partendo da due punti fondamentalmente: da una parte la ricerca storica, dall'altra la voce pulsante che tuttora è presente a Castellammare, che è quella dei cantieri, che rappresentano di fatti più di un polmone nella vita non solo economica ma anche sociale della città. Cioè, pensare a Castellammare senza il cantiere è praticamente impossibile.
più delle terme, più dell'acqua della Madonna, più degli altri indotti, è il cantiere, è stato sempre il cantiere. Tanto è vero che più che oltre che Stalingrado del Sud, che è, come dire, è una definizione che entra più a inizio anni 50, Castellammare potrebbe associarsi benissimo a un'altra città, che è Liverpool, per gli stabilimenti, perché a differenza della penisola di Sorrento, dove, che ha sempre rappresentato come Capri, e così come tutta la penisola, il glamour, no? Fin dall'Ottocento, qui sono venuti turisti, ma anche prima, all'epoca delle Grand Tour, eccetera, a Castellammare non vedi turisti girare, a Castellammare vedi gli operai in tuta che vanno al lavoro, con le facce individite, dure, assieme a Torre Annunziata, alla vicina Torre Annunziata, formavano il comparto Stabiese Torrese che costituiva la più ampia e massiccia presenza operaia a sud di Napoli, un movimento che abbracciava i cantieri metallurgici, quelli navali, le attività artigianali, i pastifici e gli opifici di Torre Annunziata, ed è una forza impressionante perché parliamo di più di 30.000 operai, cioè qualcosa che non è solo un numero, perché poi questa provincia, praticamente tutta rossa, da Torre Annunziata fino a Castellammare, è in continua agitazione, non solo negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, ma anche prima, subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, eccetera. Ma Castellammare rappresenta uno spartiacque, perché non solo è geograficamente la porta d'ingresso alla penisola, per chi viene, diciamo, da Napoli, ma anche perché rappresenta un mondo completamente diverso a quello che avete qui, anche oggi, nella penisola. Basti pensare a un dato politico che è oggettivo e inequivocabile. Nel 48, il 18 aprile del 48, l'Italia ritorna alle urne e mancavano da oltre 30 anni, cioè pensate, è qualcosa che per noi è inimmaginabile. Una generazione intera ha letteralmente saltato la vita democratica. Cioè non ha mai di fatto conosciuto cosa potesse significare andare alle urne e esprimere il voto. Qui apro e chiudo una parentesi. Tristissimo, paragonando quello che sto dicendo, il dato delle ultime elezioni, a prescindere da quello che si può pensare, se si è di una parte o dell'altra, che alle europee vadano il 49% dei diritti al voto, è qualcosa che nell'Italia di questi anni è praticamente inconcepibile. Esatto, pensate che a Castellammare il dato elettorale è spaventoso, cioè vanno a votare il 91% degli aventi diritto al voto. Ed è l'unica città, una delle poche, anzi, assieme a Livorno, dove il Fronte Popolare, che ha questa immagine bellissima, tra l'altro io ho trovato delle foto d'archivio, dei manifesti elettorali sui quali secondo me andrebbe aperta una parentesi incredibile, perché erano un esempio innanzitutto di grande inventiva. E anche soprattutto legato al fatto che la grafica non era avanzatissima come oggi, c'è questa immagine di Garibaldi con le 5 stelle che rappresentava appunto il fronte popolare, che a Castellammare stravince, mentre in gran parte d'Italia si afferma quella che con un'immagine, devo dire, giornalistica molto efficace, è stata la valanga democristiana. A Sorrento, ad esempio, pensate, ci sono 20 km di distanza. A Sorrento stravincono i democristiani, a Castellammare vincono gli operai in tuta. E questa diversità è una diversità nel modo di intendere la vita, nel modo di intendere la politica, e soprattutto c'è un concetto che nasce in questi anni e che ci porteremo dietro almeno per i 40 anni successivi, cioè l'idea che la politica non si facesse solamente parlando e discutendo e confrontandosi, ma si faceva con la lotta armata. Questo c'è un passaggio importantissimo, senza il quale non si può capire il clima di quegli anni. Cioè, la lotta politica è uguale all'odio politico. Siamo in anni in cui in varie parti d'Italia, non solo a Castellammare, è ancora in corso la caccia al fascista. Poi, il paradosso della storia vuole che sia proprio Togliatti ad amnistiare il tutto, ma questo non cancella gli odi e i rancori. E in un certo senso il clima del libro è un clima di odio.
accentuato dal fatto che il tutto si svolge in estate, quindi col caldo che aizza ancora di più le passioni e gli scontri, ma è un'Italia violenta. È un'Italia dove il regolamento di conti non avviene sul, non ci si confronta solo sul tema del vederla politicamente in un modo o in un altro, ma i comizi molto spesso finiscono in un bagno di sangue. Qualcosa è di per sé inconcepibile oggi, ma quel clima noi lo ritroveremo paro paro nell'Italia dello stragismo, degli anni di piombo, viene da lì. Cioè, quegli anni che vanno da Piazza Fontana in poi non nascono casualmente. Pensare che tutto scaturisca dalla bomba messa alla Banca dell'Agricoltura è semplicemente fare una narrazione della storia riduttiva, che qualcosa già si era inceppato nel sistema paese. E sono quei 30, quei 20 anni, 25 anni prima a dovercelo spiegare. Cioè un clima da guerra civile nel quale l'Italia rischia di piombare con l'attentato a Togliatti, poi penso che ne parleremo, perché come dire è la storia con la S maiuscola che entra a gamba tesa nelle vicende dei romanzi. C'è da dire un fatto, con questo poi chiudo, che molti comunisti che avevano fatto la resistenza, come l'avevano fatta i democristiani, come l'avevano fatta tantissimi altri italiani, non si erano accontentati della fine della dominazione nazifascista, ma molti di loro, anzi quasi tutti, attendevano l'ora X. Un dato storicamente accertato è questo, cioè tutti avevano accettato, turandosi il naso, la Repubblica, avevano accettato un governo centrista, che è quello della DC, ma con il fuoco che covava sotto la cenere, di rovesciare il governo costituito, perché fondamentalmente è quello che serpeggiava negli ambienti, cioè preparare il terreno per un rovesciamento di un governo e instaurare la dittatura del proletariato. L'attentato a Togliatti accelera, quasi come se fosse una sorta di propulsore impazzito, accelera questo fenomeno. E lo accelera al punto che l'Italia in quegli anni rischia veramente di compromettere tutto, anche l'assetto geopolitico europeo, perché l'Italia aveva il partito comunista più grande dell'Europa occidentale. E quindi pensate cosa significasse comunisti in strada, cosa che poi avviene. E la cosa si placerà soltanto quando Togliatti dal letto dell'ospedale dirà state calmi. Ma molti avevano tirato fuori quegli arsenali e quegli armamenti che erano andati temporaneamente in pensione dopo la fine della guerra. Quindi questo è il contesto nel quale, Castellammare si colloca, e da questo episodio vengono fuori tre giorni di guerriglia urbana che non sono inventati. È proprio una cronaca impresa diretta di quegli anni. Assalti ai partiti, al commissariato anche di Corso Vittorio Emanuele, ne scaturisce anche un processo con decine di condannati per vilipendio alle istituzioni e anche per violenza aggravata, e insomma è questo il clima di odio, di fortissimo contrasto politico, insomma. Passiamo alla prima lettura, facciamo un applauso ad Ambrogio Porto. Per dire che si aspettava quell'ora X, come ha detto, una insurrezione popolare che rovesciasse il potere costituito, però c'è una leggenda metropolitana a cui io non ho mai creduto, che Gino Bartali manda a casa gli insorti. Questo è vero, perché Gino Bartali, qualcuno dice, riceve una telefonata da parte di De Gasperi a dire stravinci Tour de France, perché loro sapevano che stravincendo il Tour de France gli insorti potevano abbandonare il campo di rivolta e fare appello a un senso di orgoglio, di ritrovare l'orgoglio nazionale.
per la verità, io credo più alle pagine di Angelo, che addirittura fa oltre questo, questi anni che vanno dal 46 al 48, laddove il seme dell'odio è continuato fino a quando, a detta sua, le bombe, le Brigate Rosse, i rigurgiti fascisti di Ordine Nuovo ci sono state. Il clima è quello e quella guerra forse non è mai finita. Io voglio introdurre adesso la reginetta di stasera, il re e Angelo, no. Ma la reginetta di Maria Laura Gargiulo, a cui l'ho proposto, ma il lavoro di organizzazione fatto in maniera così capillare è suo, e la introduciamo con un fragoroso applauso. Allora, Ciro è un amico da tanto tempo, allora mi ha chiamato, vogliamo presentare questo libro? Io non accetto immediatamente idee del genere di corsa e penso agli amici, a Gianni che ci ospita, ad Ambrogio che non dice mai di no. E quindi ci siamo imbarcati, sono imbarcati in questa avventura, sono contenta in questo giorno di sole, di caldo, che tutti potrebbero stare al mare, al bar, che siete tutti qui ad ascoltare. E Angelo ci ha detto delle cose bellissime, veramente delle cose bellissime. Io questo romanzo l'ho letto tutto d'un fiato. Da parecchio tempo non riuscivo a portare avanti un libro, ne ho iniziati tanti, non li ho finiti, ce n'ho quasi sempre uno sul comodino. Questo l'ho letto tutto e mi è piaciuto tantissimo, mi sono piaciute le non dico le critiche, le quello che è stato detto. Infatti Antonello Caporale ha speso parole di encomio per Angelo, dicendo che potrebbe diventare il tema di una serie televisiva, come tanti commissari più famosi. Francesco Pinto ne ha parlato benissimo. E io non lo conoscevo, l'ho conosciuto tramite le sue parole, le sue scritture, la sua chiarezza. Quello che ci ha presentato Ambrogio è l'assassino del Vetturino. Vitannoni chi è? Un commissario che ha una vita difficile, perché è cresciuto in mezzo alla strada, è cresciuto senza affetti e a questo punto si trova in un periodo veramente complesso della storia d'Italia. C'è stato l'attentato a Togliatti e quindi i comunisti che male, come dicevano, hanno accettato il governo democratico, si rivoltano. A Castellammare ci sono 3 giorni di sommossa, succede di tutto. E la scena proprio che vedrete, leggerete il libro, è una, se la prendono anche con gli indifesi, con i bambini, con le donne. C'è una donna che viene ammazzata per difendere il figlio. E il commissario non riesce mai a togliersi questo sguardo, questa scena d'amore. Quindi ci sono queste sommosse e alla fine quello che ha detto Ambrogio è l'assassino del Vetturino. Vetturino chi era? Si pensava che fosse, avesse una matrice politica, che fosse invece leggendo il romanzo c'è tutta un'altra storia, non c'è la politica dietro l'assassino di questo Vetturino, c'è tutt'altro. E volevo chiedere adesso all'autore perché la stagione dell'ultimo sguardo, il titolo. Il titolo, sottotitolo. Allora, diciamo che spiegare il titolo significherebbe in qualche modo spoilerare. Allora, diciamo che mi mantengo democristiano, c'è una cosa centrista anch'io. Ma diciamo che il titolo è, come dire, direttamente legato al terzo filone narrativo di questo libro. Allora, il primo è il delitto di Luigi Acanfora, di cui non si sa nulla, e un uomo che sembrerebbe non avere alcun passato, ma in realtà il passato c'è, certo, ognuno di noi si porta dietro inevitabilmente un passato. Poi c'è
questo secondo filone narrativo su cui si innesta, diciamo, la funzione poi del titolo, che porta con sé una verità terribile. E c'è poi l'altro filone che è legato al commissario Annone, che ritengo è essere quello poi non più importante, ma quello strutturale di tutta, insomma, di tutta l'idea di romanzo in Castellammare, il suo rapporto con Teresa, sì, con la moglie. E, diciamo che il mio commissario è un po' atipico, nel senso che in un parterre di commissari dove sono tutti o donnaioli o al centro di triangoli amorosi o contesi da donne fatali, il mio ama sua moglie, molto semplicemente. Sarà pure ordinaria come cosa, però è un uomo che ama sua moglie. Ed è una coppia che si trova a vivere, affrontare un dramma, cioè Teresa non può avere figli, che oggi è una tragedia. Pensate, nel 1948, in un'Italia che dal punto di vista socioculturale ha come modello antropologico la famiglia patriarcale. La donna è semplicemente un contenitore per fare figli e assicurare la stirpe. Il matrimonio viene visto così, è come qualcosa che per continuare il proprio nome. Teresa, in questo contesto, non siamo a Napoli, a Roma, a Parigi o a New York, no, siamo a Castellammare. È una donna che porta con sé questo dramma, tra l'altro accentuato da un fatto, cioè Teresa non è sterile. Paradossalmente, se lo fosse stata, avrebbe, come dire, metabolizzato diversamente. No, lei ha semplicemente una malformazione che le è stata diagnosticata, per la quale può avere delle gravidanze, soltanto a un certo punto non arrivano. E quindi questa città, dove le maledingue, come in tutte le province, sono sempre in servizio permanente effettivo, Teresa deve combattere contro il pregiudizio. Ed è una bomba orologeria che, come dire, scoppia, deflagra già a partire dal primo romanzo. E in qualche modo, Ciro prima ha detto che l'Italia di quegli anni è un'Italia di macerie, ma Annone è un uomo che deve fondare sulle macerie non solo il mondo dove vive, ma anche il proprio mondo. E tra l'altro, parafrasando le parole del principe Salina nel Gattopardo, è un uomo che si trova a cavallo di due mondi, ma scomodo in entrambi, perché è un uomo che sperimenta una condizione abbastanza singolare, perché non è figlio, in quanto ha visto il papà allontanarsi per partire per la Grande Guerra e non è più tornato, ma non è che è morto. In realtà è disperso, non si sa che fine abbia fatto Stanislao, padre di Vito, Annone, però al tempo stesso non è figlio e non è padre, perché non può avere figli. E culturalmente per un uomo di quegli anni è tosta da accettare, di non poter, come dire, mettere su una discendenza, eccetera. Quindi questa conflittualità interiore, questo rapporto con Teresa, che è fatto di molti non detti, di contraddizioni, di silenzi pesantissimi, silenzi che in qualche modo Teresa prova a sfogare con una delle donne più, se non la donna più importante della sua vita, che è la Vergine del Carmelo. Ha questa devozione profondissima alla Madonna del Carmine, perché tutta la sua famiglia viene da una storia di devozione. È qualcosa che un po' si è perso, ma le donne, soprattutto le donne di una certa generazione, ricordano molto bene la devozione che si aveva nei riguardi della Vergine Maria, ancora declinata in tutte le varie attribuzioni, però è la madre per eccellenza. A un certo punto Teresa si spingerà in un paradosso, dirà: guarda, fammi essere madre, pure se devo accettare il compromesso che in qualche modo accetta Maria, di sapere che tuo figlio in qualche modo ti verrà strappato, ma è talmente forte questo suo desiderio che però in realtà sarà inascoltato, e poi questo farà crollare Teresa anche in alcune delle sue, insomma, convinzioni religiose molto forti, tra l'altro. Annone se ne discosta un po' dal prototipo
uomo simbolo del fascismo in quegli anni, perché gran parte di quell'etica formale non è manco frutto del sacco di Mussolini, ma era Margherita Sarfatti, che era una borghese di Milano, che si è inventata il passo dell'oca, che si è inventato una cosa che a Napoli è successo un fatto curioso. Caccioppoli, Renato Caccioppoli, grande matematico, camminava con una gallina, ai passanti. Caccioppoli, sapete tutti chi è, un grande matematico, hanno fatto un film di morte di napoletano per la regia di Martone. Ecco, camminava con una gallina e tutti quanti pensavano che fosse pazzo. Lui camminava con una gallina perché in disaccordo, per protestare che gli uomini dovevano camminare con un levriere, con un cane, per enfatizzare l'uomo di regime donava figli allo Stato, all'Italia fascista. Ecco, detto questo, a nome se ne discosta da questo lontanamente, è un uomo di amore, lui ama Teresa, la moglie, ha due conflitti interiori, la gestione del processo storico in cui è invischiato in questa, a dipanare la matassa del delitto del Vetturino, e l'altra a ricostruire un amore che era messo in discussione da questa mancanza di... Ecco, se ne discosta più o meno da quel periodo, perché poi è continuata anche dopo. Quando si abbandona il periodo fascista, non è che tutto finisce e il processo di fascistazione. Ecco, all'interno della macchina amministrativa furono chiamati dei fascisti. Il primo presidente di Repubblica è stato De Nicola, che è stato un fascista. Ecco, questo processo di cambiamento è stato un processo lento, macchinoso. Ci sono voluti degli anni che tu hai conto del segno, nel senso che hai capito, l'hai riproposto, ma io ti chiedo, a nome, se ne discosta dal maschio italiano dell'epoca. Alla luce di quello che ho detto, decisamente sì, nel senso che seguendo la logica del maschio avrebbe potuto ripudiare il suo mondo, non lo fa, accetta e combatte anche a suo modo, che è un modo anche fatto di silenzi. A volte comunicare è difficilissimo, specialmente nell'economia di una coppia, dove tutti diciamo bisogna parlare, però non è facile, o quantomeno non lo è sempre. L'annone politico, io credo che venga restituito dall'immagine che la dottoressa prima ha citato. C'è un uomo che non esita, ed è secondo me un'immagine fortissima, non esita a puntare la beretta dietro la nuca di un cellerino. C'è qualcosa che di insensato per l'Italia degli anni. C'è un tutore dell'ordine, diretta espressione di quel governo che i comunisti volevano abbattere, punta una pistola a un cellerino, che evidentemente e oggettivamente stava abusando del potere che aveva, perché era una donna inerme, peraltro una donna nemmeno qualunque, perché è la moglie di uno dei rivoltosi di Catello Frezza. Il nome non è inventato, è uno dei rivoltosi che subirà poi una condanna a 3 anni, mi pare. Tra l'altro ho recuperato pure i verbali del processo che si tenne alla Corte di Appello di Napoli, dove 30 stabilesi furono coinvolti nei fatti del luglio del 48. Quindi diciamo che è una sorta di scena questa di Annone il Cellerino, che anticipa un po' quello che Pasolini dirà per i poliziotti di Valle Giulia, cioè nel senso che non si schiera dalla parte dei poliziotti, ma dalla parte, diciamo così, dei diseredati. E niente, quindi è un uomo che è molto complesso in realtà. È un uomo complesso che incarna, da chi sta dall'altra
Basti pensare a un'immagine, un po' da copertina, però la simbologia passava anche attraverso queste cose in quegli anni. Annone fuma le camel. Per un operaio non può esserci una cosa più odiosa, per due motivi: perché le camel costano e poi perché sono le sigarette americane portate dagli alleati. L'operaio che lavorava nei cantieri, che va a lavorare la mattina, fuma le Alfa. Non so, forse qualcuno mi ricorderà che ha qualche anno in più, le Alfa rosse, che si distinguevano da quelle blu col pacchetto, che era tabacco scadente, cioè un tabacco nazionale che puzzava, cioè non era quello bello biondo, raffinato, eccetera. E insomma, anche questo viene, come dire, odiato a Annone, perché non solo è già odiato per quello che rappresenta, per di più il simbolo, come dire, di una ricchezza che in qualche modo l'operaio riesce a raggiungere. È un uomo complesso, un uomo d'amore soprattutto, perché lui si pente poi di aver chiamato i cervellini, sì. Perché dice non sarebbe morta una donna, un bambino, ha davanti agli occhi la scena del ragazzo col braccio tranciato. E lui è anche veramente io vedo un personaggio estremamente moderno, questo grande amore per la moglie che si dedica, Teresa, la moglie del commissario, si dedica alla cura dei bambini dell'orfanotrofio di Pozzano. E, sì, alla fine questa donna, questo grande desiderio, vorrebbe dire al marito prendiamocene uno di questi bimbi, però non ha mai il coraggio. Alla fine lui però lo capisce e dice te ce lo prendiamo un bambino tutto nostro. Vabbè, non voglio... La risposta bisogna capire, sì, no, e poi questo veramente lo trovo veramente bellissimo, questo uomo moderno che capisce oltre le parole e poi anche l'indagine che lui compie per... non abbiamo parlato assolutamente del Venturino. Il Venturino era, doveva essere un comunista, in realtà si pensava che l'avessero ammazzato i comunisti, però in realtà lui si era venduto, insomma, si era venduto al potere, si era venduto ai fascisti. Però nemmeno sono stati i fascisti a ucciderlo e il commissario capisce che cosa gli è stato, che cosa è successo, perché cioè, poi c'è una vicenda tragica da morte di una bambina. Vabbè, sono tre anni. Stiamo spoilerando, però non quindi anche un romanzo d'amore. Sì, l'amore per Napoli, per Castellammare, ormai. Tutta questa cintura è da considerare, che arriva fino a Sorrento. Angelo Infante. Però se mi permetti una cosa, in attesa che nulla togliere a Napoli, che resta insomma il capoluogo di provincia e di regione. Però se pensiamo a Sorrento, così come pensiamo a Castellammare, dicevo, nulla togliere a Napoli, che è l'archetipo di tutto, no? Capoluogo di provincia, di regione, eccetera. Ma in realtà faremmo un torto, secondo me, io almeno così mi sono trovato a dire quando ho parlato anche in altri contesti fuori regione di Castellammare, eccetera. Faremmo torto a Sorrento, a Castellammare, parlando di queste due realtà come realtà di provincia, secondo me. Perché non lo so. Cioè, forse dal punto di vista amministrativo, ma non dal punto di vista sociale e culturale, non lo sono, assolutamente. Cioè, Sorrento è una città di provincia? Io non penso. Castellammare non lo è, ma per quello che ha espresso nel teatro, nella cultura, nella politica anche. Giustamente Ciro, tu parlavi prima dell'essere stato il laboratorio politico che ha dato anche alla Repubblica generazioni di politici e di ministri che venivano tutti da qui e dalla penisola. Quindi ok, essere Napoli l'abbiamo tutti nel cuore, però sganciarci anche un attimo un po' da... A volte corriamo il rischio di essere un po' sudditanti, no? Invece non dobbiamo essere, proprio perché secondo me essere
orgogliosi di appartenere in modo diverso a due città, due realtà che storicamente sono ben segnate. Lancio un messaggio di speranza questo, questo romanzo. Indubbiamente sì, anche perché in quegli anni segnati da odio, conflitti e contraddizioni non tanto diversi da oggi, il clima non è così, così diverso, anche alla luce delle ultime cose a cui giustamente l'assessore prima faceva riferimento. Sì, è la speranza può ridursi banalmente a questo credere fortemente che l'amore in qualche modo le cose le mette in posto, a partire dalla propria casa per poi nella società, insomma. Ed è una cosa, devo dire, alla quale credo moltissimo. Ci sarebbe speranza. Sì, la stazione ha ragione, signora, ha ragione. Allora, la foto è un'immagine d'epoca della stazione di quello che oggi si chiama Piazza Unità d'Italia, dove praticamente parte la funivia per Faeto, praticamente, e che all'epoca si chiamava, in modo anche molto esplicito, Piazza Vesuviana. E questa, diciamo, la foto è scattata, vedete, la montagna in fondo è il Faeto, che, insomma, con il suo profilo che scende fino a mare. E la caratteristica sono questi vagoni, la parte inferiore, questo rosso, diciamo, pompeiano anche qui, e poi la seconda metà, questo giallo paglierino, ed è questo treno che Annone si trova a prendere con Teresa per venire qua a Sorrento, tra l'altro, in una serie di incursioni che poi leggerete nel libro. Per la festa del matrimonio. Esattamente. Sì, sedili di legno. Io sono abbastanza emozionata, quindi vi chiederete per quale motivo. Angela è stato mio alunno. Le nostre discussioni lungo i corridoi, e sono emozionata nel vedere che un giovane studente adesso diventerà una scrittore. E devo complimentare lui per l'affresco che hai fatto di Castellammare, poco conosciuto. Io ho avuto il mio papà a Castellammare che lavorava, quindi stasera tu mi hai fatto ricordare dei momenti particolari, non soltanto di quelli del primo e del secondo dopoguerra, ma anche di quella che era la situazione che si è creata a Castellammare. Io ho una foto di famiglia con me piccoletta, come la mia nipotina attuale, che sta sulle famose, i famosi leoni delle vecchie terme, pensate un poco. Sono dei ricordi che non vanno via. E poi con lui ha seguito, devo dire la verità, un ragazzo in gamba, seguito le lezioni di storia, le lezioni di filosofia, di archeologia. Era innamorato dell'archeologia, ne abbiamo fatto delle discussioni insieme, sempre molto interessante, perché è un ragazzo serio, preparato. Mi piace dirlo, oggi come oggi no, se ne trovano parecchi di ragazzi così. Non è vero che i ragazzi pensano ad altro, non è vero proprio, perché lui ci insegna che la storia, con questo romanzo, può servire la storia in generale a non commettere errori. Però purtroppo la storia contemporanea non la si insegna in modo profondo, in modo superficiale, mi dispiace dirlo. Io ai miei tempi ho avuto un professore di filosofia che era arrivato nel 68-70 addirittura alla guerra del Vietnam, pensate un po', è l'attualizzazione della storia che manca. I ragazzi non hanno colpa, hanno bisogno di esempi positivi, perché la storia ci può dire guarda, è successo questo, non farlo succedere dopo. E poi volevo chiederti una cosa che mi ha colpito. E io ti conosco, so che le discussioni volevi scrivere, questo sì. Quali sono le motivazioni che ti hanno portato a questa stesura di... Non è il primo. No, è il terzo. Ecco, vabbè, parliamo di quello di stasera. Quali sono le motivazioni adesso da, diciamo, da ascoltatrice e poi lettrice che ti hanno portato a scrivere questo bel romanzo? Grazie. Sì, innanzitutto grazie. Io
Angelo mi hai detto che qualche filone te lo facevi, ero stesso. Ogni tanto sì, è normale. Questa cosa non l'ho mai detto, non perché è chiesa. No, quasi mai. No, la professoressa, come dire, ha detto delle cose, la ringrazio pubblicamente. Tra l'altro io già sono russo di Costituzione, divento ancora più quando mi si dicono queste cose. Allora, in generale si scrive perché la scrittura è un bisogno, ora al di là se la qualità della scrittura sia alta, bassa, media, eccetera. Scrivere è una necessità, è un bisogno se si ha qualcosa da dire. Io scrivo soprattutto perché quello che vedo non mi piace. Chiamatevi sognatore, lo so che poi c'è un po' una narrazione negativa dei sogni, che è sognatore, viene visto sempre come un personaggio che in qualche modo non ce l'ha fatta, no? Qualcosa di negativo. No, io in realtà scrivo perché quello che vedo non mi piace, quindi provo a farlo rivivere. Insomma, scrivendo, molte cose non mi piacciono del tutto, però è un modo, come dire, per ritrovare se stessi, che secondo me dovremmo cominciare ora, chi in un modo, chi in un altro, che poi mi rendo conto non è che possa esserci solo la scrittura, però cominciare un po' a riappropriarci di noi stessi. Penso che possa essere l'unica strada per generare quegli esempi che secondo me tutti dobbiamo dare. Cioè, non è che l'esempio sia un qualcosa che appartiene a chi ha i capelli bianchi piuttosto che no. Penso che gli esempi dobbiamo darli tutti, nel rispetto degli altri. Bravo. Questo credo che sia il concetto della scrittura, se si chiama scrittura, se si chiama pittura, se si chiama cultura, se si chiama giornalismo, se si chiama, non so, qualsiasi cosa, ecco, libera professione, chi fa il medico, ma a prescindere, insomma. Dall'inizio. A me è sempre piaciuto, e chiudo, lo so. Una frase bellissima di Aristotele contenuta nell'Etica, e dice Nicomachea. Esattamente, e dice una cosa che se gli uomini giacciono insieme trasmettendosi virtù, ne viene fuori una forza così preponderante da mettere su una città-stato. E questa cosa qui credo che sia, a parte bellissima, ma incredibilmente attuale. Da soli non si va da nessuna parte. Questa è la parola. Sì, se da mare anche nella rinascita, tu che ne pensi? Ero in preda ai baci della propria nostra. Dico, parlando da soli non si va da nessuna parte. Mi è molto piaciuto questo nuovo sindaco, perché ha unito tante forze. Tu che cosa ne pensi di questo sindaco di vicinanza? Sì. Penso che qualcosa si possa fare, perché lui parlava nel suo programma della cultura, perché lui è anche direttore dell'Espresso, quindi di riqualificare gli arenini. Pensi che ci sia la speranza che possa succedere da Stappiese, Gragnanese, da Sognatore? Allora io ormai la tornata elettorale è passata, quindi posso dirlo, pur non essendo inserito nelle liste elettorali di Gragnano, io ho sostenuto Gigi per quello che potevo, insomma, perché Gigi è una persona per me. Ora vedremo, perché poi la politica è fatta di azioni concrete, e a Castellammare non è facile amministrare il governo, però Gigi è una persona per me. Insisto su questa cosa che ho detto, e so anche che ovviamente nessuno può prevedere come andrà, eccetera, però penso che sia l'anello di congiuntura giusto tra la speranza, che Castellammare è ferma praticamente dal terremoto, e non è un caso che in questi 40 anni sono crollati poi tutti i pilastri cittadini. Cominciare, ecco, parlavamo delle terme, ma non solo l'Arenile, la Villa Comunale, eccetera. Quindi penso che Gigi possa essere il giusto anello di congiuntura tra quelle speranze, quegli anelli, quei bisogni, quei sogni, e un'azione politica concreta.
di sì, poi ovviamente staremo tutti alla finestra a vedere. Eccoci dietro. Chiedo scusa, rispondo, grazie per la tua presenza e ringrazio, tolgo gli occhiali anche se sono da vista, ringrazio anche la madre del Comune di Piano per questa iniziativa e Ciro e Maria Laura che ti hanno portato qui. Ti ascoltavo prima e pensavo all'arte, cioè la città di Castellammare, tra l'altro io ho seguito la campagna elettorale di vicinanza. E ho seguito anche chi non è stato votato come sindaco, perché bisogna ascoltare anche l'altra parte. Certo. Vicinanza per chi non ha seguito, perché Vicinanza è stato scelto prima da 100 persone, se sbaglio, 100 persone, società civile, persone come noi, di varie categorie professionali, che hanno scelto una figura importante. Io ho conosciuto Luigi Vicinanza come giornalista, ma non lo conoscevo come uomo. Ho seguito le prime conferenze, accedo congressi e ho visto il popolo di Castellammare, gente che stava lì per ascoltare una voce diversa. L'unica cosa che mi sento dire, perché mi ha fatto riferimento in quel momento al primo incontro con Salvatore Pozza, con vari partiti, c'era anche un po' il PD, solo il PD che si scontra all'interno, Maria Laura purtroppo. Poi fortunatamente c'è stata una sintesi e la sinistra ha vinto con circa il 66%, senso. 14 liste per Vicinanza, l'ultima Stabia Rialzati è stata ammessa dopo un ricorso e Mario D'Abruzzo con 10 liste. Mario D'Abruzzo io lo conosco da tempo perché conosceva all'epoca l'immobiliare, a Castellammare, ho avuto anche modo di conoscerlo meglio, stato anche il vice sindaco Gragnano, l'assessore. Tra l'altro, così da conoscere, appena inizia la campagna elettorale, mette la mia intervista a Mario D'Abruzzo, fatta tanto tempo fa, tempi non sospetti circa la campagna elettorale di quell'epoca. Cosa ti voglio chiedere? Noi conosciamo Castellammare come una città dove c'è fermento, arte, idee, teatro, tanti attori, c'è la musica, e tu ci hai parlato della Castellammare veramente affascinante, perché questo libro fa andare nei meandri, domanda a domanda, qual è? Hai pensato a qualcosa di particolare? Cosa c'è, cosa non c'è in questo libro? Che avresti voluto scrivere, non hai avuto lo spazio? Qual è la musica che puoi legare a questa opera? E se da questo libro i ragazzi possono avere uno spunto per essere parte attiva, non essere indifferente alla politica, perché 8.000 persone che non votano a Castellammare è un dato veramente molto negativo. Allora, diciamo che ci sono tre domande in una con tre risposte. Allora parto dall'ultima cosa che hai detto, che si ricollega a quello che dicevo all'inizio. Questi 8.000 elettori che non sono andati a votare sono purtroppo perfettamente in tendenza con quanto con il dato nazionale. A me c'è solo una cosa che preoccupa dell'astensionismo e devo dire che molto spesso viene poco sottolineata. Meno persone vanno a votare e più si restringe quella che è la base sociale della democrazia. E questa cosa qui è gravissima perché vuol dire che, essendo la nostra una democrazia rappresentativa, vuol dire che tra il vertice e la base si crea una frattura che non deve esserci, altrimenti crolla il patto sociale tra le parti. Ed è gravissima questa cosa. E, diciamo che Vicinanza potrebbe rappresentare da questo punto di vista, con un'azione politica concreta, la riduzione di questi 8.000 e cercare quindi di richiamarli alla quantomeno una forma di interesse alla cosa pubblica.
La musica, ti dico la verità, l'ho pensata da quando il romanzo l'ho iniziato fino a quando l'ho finita, perché c'è una canzone napoletana, io adoro la canzone napoletana, quella classica. Io ho pensato alla canzone napoletana, non l'ho detto, che non l'ho pensato. E c'è una canzone che io ritengo bellissima, tra l'altro, la storia di un amore tormentato, perché molte delle canzoni napoletane sono canzoni di tradimenti, di abbandoni, eccetera. Ora spero di non sbagliare il titolo, ma è Voce Notte, dove appunto si racconta di questo innamorato che è solo per strada. Perché io diciamo con la donna che ama nel letto di un altro, costretto a sposare per una questione di convenienza, eccetera. E mi ha ricordato una cosa. Quello che in greco viene chiamato il paraclausidio, cioè il canto davanti alla porta chiusa, che era una sorta di antenato della serenata. E la serenata uno la immagina per un amore che sarà corrisposto, in realtà questo è il contrario, questo è un amore che non è corrisposto. Quindi in questa Castellammare tormentata dall'odio, dalle vendette, dalle lotte sotterranee, Dannone che lotta con la moglie e per sua moglie, eccetera, in un vicolo magari scuro come San Vincenzo, dove avviene il delitto, magari in lontananza, una chitarra che, come dire, pizzica le corde giuste, secondo me potrebbe essere la musica. E infine quello che avrei voluto mettere non ho messo. Ti rispondo parzialmente, nel senso che c'è un altro personaggio che, come dire, fa molta tenerezza, perché incarna un po' l'Italia di quegli anni che sta uscendo dalle macerie della guerra, che è Gegé Di Lorenzo, che è questo agente, una guardia scelta, in teoria dovrebbe essere lo stretto braccio destro di Annone, che viene da Monteforte Irpino. Ed è un campagnolo, cioè per lui che vive arroccato sulle schiene della bassa Irpinia, Castellammare gli appare come la grande metropoli, no? Ed è un ragazzone ingenuo, devoto alla Madonna di Montevergine, ecco, a proposito di venerazioni, eccetera. Ed è un personaggio che, diciamo, che ho raccontato, ma che continuerò a raccontare, perché pur nella sua genuinità, insomma, tirerà fuori una serie di cose. Chiudo semplicemente. Sì, ci sarà un seguito allora? Sì, ci sarà un seguito sicuramente, ma è un seguito che sarà caratterizzato da uno sprofondamento verso il basso. In che senso? Nel senso che da un lato ci sarà la voglia di mettere ancora più le mani nell'Italia di quegli anni e in quello che stava accadendo, e entrare ancora di più nel rapporto tra Di Vito e Teresa, che avrà delle evoluzioni naturalmente. Evoluzione positiva. Evoluzione, poi vediamo, insomma. E un'ultima cosa, mi aggancio a quello che dicevi prima, di questa leggenda metropolitana di Bartali che stravinse il tour di quegli anni. Sicuramente lo è, però c'è da dire un fatto. Per me che adoro il ciclismo per pochi anni nel dopoguerra in realtà è stato lo sport nazionale del paese, perché pensate che nel 48 a maggio si schianta sulla collina di Superga il Grande Torino, e moltissimi vivono questa cosa non solo come un lutto, ma come una vera e propria morte sportiva, cioè perché si crea un vuoto, cioè dal momento in cui il Grande Torino sparisce dalla scena, peraltro Romeo Menti, uno dei ragazzi, ha giocato a Castellammare. Sì. Giocava nella Juventus, Romeo Menti, a cui è intitolato lo stadio. Tra l'altro si parla anche di Juventus, di calcio in qualche modo. Però in realtà è il ciclismo che in qualche modo prende il posto del calcio e rappresenta due cose dell'Italia di quegli anni: la povertà, anche la sofferenza. Perché io in sella vado, ovviamente a livelli bassissimi naturalmente, però
quello che vi posso dire è che il ciclismo, oltre ad essere uno sport di sofferenza, è uno sport che insegna a non nasconderti quando le strade della vita iniziano a salire, perché non ti puoi nascondere quando inizia la salita. E anche perché dal ciclismo ho ricavato una grandissima lezione di vita, perché se ci pensate bene, la bicicletta è l'unica catena che rende l'uomo libero in realtà. Ed è così. Allora, qui potrei dirti sì, sicuramente, sì. Però c'è da dire che i libri che arrivano, penso si senta lo stesso, sì. No? Sì. No? No? A meglio che no. Allora, dico una cosa, allora, indubbiamente la televisione ha portato, e l'esempio di Montalbano credo che sia quello più eclatante, a detta stessa del suo autore, i libri di Montalbano non erano famosi prima che uscisse la serie televisiva. È un dato oggettivo. Vendevano, ma in confronto a quello che hanno venduto poi, non c'è proprio paragone. Allora dobbiamo andare in televisione. Io credo che Castellammare sia un teatro naturale però dico anche, per essere realisti e mantenere i piedi per terra, che non dipende purtroppo solo dall'autore. Si devono, come dire, incastrare, però parlavamo prima delle congiunture, si devono incastrare tante cose, innanzitutto persone che, a cui arriva il libro, a cui piace, però, come dire, certamente. Perché vedo tutte le descrizioni bellissime che si adattano proprio assolutamente, sembra di vederle, quindi ancora di più con una serie televisiva. Certo, sì. Con l'augurio che, così come è stato ad esempio per... Napoli avesse bisogno di pubblicità, però come è stata per la Bari di Gabriella Genisi con Lolita Lobosco, o anche una certa Sicilia grazie a Montalbano, che non era così conosciuto, soprattutto la Sicilia dell'entroterra eccetera. Anche Napoli. Anche Napoli, la Ferrante, e via dicendo, magari imporre Castellammare, e con Castellammare intendo, attenzione, tutta la penisola, non è solo un discorso di Stato. Sorrento, ma c'è anche Sorrento, ma Sorrento c'è. Bene. No.